Anche quest'anno è stato il Santuario Mariano di Ossagolo di Giano ad ospitare il tradizionale concerto di Natale organizzato dalla sezione provinciale dell'UNCI, l'Unione dei Cavalieri d'Italia. Silverio Gori, presidente del sodalizio che raccoglie i lodigiani insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica, ha introdotto la serata facendo spazio poi a Luigi Granata, sindaco del paese, e a Don Alessandro Lanzani, parroco della comunità locale. Spazio poi alle note con l'esibizione nella prima parte del concerto del quartetto dell'Accademia delle Arti Gerundia di Lodi, presentato dal presidente Pietro Farina. Il soprano Alessandra Turri, l'organista Carlo Cremonesi e i clarinettisti Pietro Bassi e Matteo Cremonesi hanno proposto brani tratti dalla tradizione musicale sacra. Prima della seconda parte del concerto, Silverio Gori ha consegnato il premio alla bontà conferito dall'UNCI Lodigiana a singoli o ad associazioni per particolari atti di generosità nei confronti degli altri. Quest'anno è stato ritirato da Pasqualino Daloia, presidente dell'Ordine dei Medici Infermieristici delle province di Milano, Lodi e Monza, per l'opera meritoria svolta dagli infermieri durante il periodo della pandemia da Covid-19. La seconda parte del concerto è stata affidata al coro polifonico Laudense, diretto da Matteo Quattrini, tornato ad esibirsi in pubblico dopo 2 anni di stop forzato.